Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, ho fatto questo pane con i semi, ho preparato l'impasto come al solito, ho fatto un'autolisi con le farine, e ho impastato e poi lasciato 4-5 ore a lievitare e questo è il risultato. Eccolo qua, le temperature sono abbastanza altine in questo periodo. E quindi la lievitazione è andata bene subito. Verso poi l'impasto sul piano di lavoro, dove ho messo un po' di farina. Ecco qua. E vado a fare due giri di pieghe. Quindi ora procedo con il primo. L'impasto, come vedete, è molto ben idratato. Ho messo dei semi misti, una miscela di semi proprio per pane, dove ci sono semi di chia, semi di lino ed altro. Li ho messi dentro, poi li metterò anche fuori all'esterno. Copro con un recipiente e lascio all'incirca 30 minuti prima di fare il secondo giro. Questo pane voglio cuocerlo con un programma automatico del mio forno Miele. Voglio provare questo programma automatico per vedere com'è la cottura, come mi viene la cottura. Ci sono programmi proprio per il pane di tutti i tipi, panini, pane con i semi, quindi adesso poi sceglierò quale mettere. Finiti i due giri di pieghe, ho diviso l'impasto e ci farò due pagnottine. Ho messo i semi anche sopra, adesso vi faccio vedere la formatura di una pagnottina. Ok, allargo un pochino e poi stringo i lembi al centro, così. Stringo sempre un po'. Ancora. Ed ecco qua. La seconda pagnottina. Ora le adagio dentro un telo, metto anche i semi sopra e sotto, così si attaccano bene. Le metto dentro un contenitore con un telo, con farina, con la semola, ci vorrebbe la semola che non ho, adesso l'ho ordinato online. Come sapete non possiamo girare, andare in giro a cercare cose perché dobbiamo stare dentro casa fino a che non finisce questa emergenza del Covid-19. Spero che finisca presto, speriamo. Cerchiamo di rispettare, mi raccomando, perché avete visto su al nord quanti morti, tantissimi, tantissimi proprio, una tristezza infinita. Ho messo, come avete visto, anche i semi sotto, un po' di farina sopra, poi chiudo. Non ci vorrà molto, credo, perché la giornata è abbastanza calda. Io penso che con 2 ore dovrebbe già essere pronto da infornare. Ed ecco qua, come vedete, è aumentato di volume. E accendo il forno, lo faccio scaldare. Più che scaldare, io ho messo il forno in un programma automatico per pane con i semi, quindi farà tutto da solo, mi dirà quando devo infornare il pane e quando il programma è finito si spenge da solo in automatico. Uscirà il vapore, ci saranno due spruzzi di vapore, quindi voi con i vostri forni regolatevi come al solito, come fate di solito con il vostro forno.
Ok, lo vedo un pochino spadasciato, speriamo che si riprenda con la cottura. Vediamo se riesco a fare dei tagli, anche se è molto morbido. Li faccio lo stesso. Scusatemi la voce. Allora, io ho questo supporto che mi fa da pala. Faccio scivolare con la carta forno direttamente sulla teglia che è in forno già calda. Quindi vedete, non so a quanti gradi sta, non so niente, mi fido del programma automatico. Dopo un po' vedo che si comincia ad alzare, meno male, va? Vediamo come va. Perché con il programma automatico non sono abituata a fare le cose da sola, a impostare temperatura, mettere il vapore, mi devo abituare. Comunque sta cuocendo bene, vedete? La cottura procede bene. Ok, eccolo qua. Il forno si è spento, l'ho lasciato ancora un pochino dentro con lo sportello semi aperto per far uscire il vapore. Vedete, si è abbracciato il pane. Si stanno baciando le due pagnottine, almeno loro. Bene, lo faccio raffreddare un pochino. C'è un profumo incredibile. È profumatissimo, forse sono i semi che hanno sprigionato il loro aroma, ma anche la farina buona naturalmente. Ed eccolo qua, l'ho tagliato e direi che va molto bene. Direi che il programma automatico è andato bene. È molto bello, sì, mi piace. Anche se non è molto cotto sopra, come di solito lo faccio cuocere io di solito lo faccio molto più scuro, però va benissimo così. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Ciao a tutti e mi raccomando, restate a casa. Ciao.